Salve gente, sono Jack di Catena Pisa. Siamo su Dark Souls 3. Abbiamo raggiunto un nuovo luogo, la strada dei sacrifici. Abbiamo finito nell'insediamento dei non morti, o almeno credo di aver finito. Ho esplorato più che potevo. E adesso ci troviamo di fronte a una nuova zona, apparentemente molto verdeggiante. Lì c'è un tizio. Un po' strano. Un nuovo nemico. Vediamo un po'. Vediamo come si comporta. Che cazzo? Cos'è, cieco? Ma che... Ho imparato a muoversi. Non è molto resistente. Wow. E non svanisce, quindi penso sia una specie di non morto. Vediamo di qua. Iniziano le nuove esplorazioni. Ragazzi, questi gameplay adesso saranno di nuovo molto lenti, ovviamente. Mi dispiace, ma io devo godermi questa avventura, le ambientazioni, devo guardare tutto con calma. È il mio modo di fare. Va bene, avanziamo. Allora, da qui ce n'è un altro. Pietra confessionale. Vediamo un po' cos'è questa pietra confessionale. Ops. Allora. Questa qua. Una gemma di titanite infusa, nota anche come pietra rigida. Annulla l'infusione dell'arma. Ah, wow. Interessante. Va bene. Allora, potremmo provare a vedere come reagiscono al fuoco queste specie di uccellacci qua. Questa era semplicemente l'altra strada. Anima di viandante ignoto. Allora, lì ce n'è uno con un bastone. Vediamo, iniziamo a colpirne uno. 87. Non è molto. Sono proprio lenti. Qua è crepato qualcuno, com'è crepato? Attacco in caduta, richiesto dopo. Non era necessario inserire richiesto dopo, vabbè. Sembra che qua sotto non ci sia nulla. Qua dietro neanche, ok. Ah, come mi piace questa ambientazione, già rocce, un po' di natura, gli alberi. Queste sono le ambientazioni fantasy che preferisco. Ok, di qua abbiamo completato, credo. Cazzo! Cazzo come picchia! No! Un altro colpo! Cazzo! E cos'è quello? Wow, nel frattempo la fiaschetta Estus più uno potenziata con l'anello ricarica molto. Oh mio Dio! Ragazzi, ho sentito dei suoni tutti intorno. Oh, un altro. Vediamo un po' come reagisce al fuoco. Male, reagisce male. Allora, una schivata.
e poi si picchia forte. Non sono molto pericolosi in fondo. Ci potenziamo. Ok. 110 a colpo. L'ho fatto abbastanza male. Un oggetto. Ok, prima però guardiamoci un po' intorno. Allora, di qua? Di qua sembra non ci sia nulla. No. Altri uccellacci magici. Poi mi cercherò il nome di questi nemici nella wiki. Pian piano sto iniziando ad informarmi un pochettino per imparare che cosa sono queste cose, questi nemici qua. Scontro a distanza. Sento dei passi. Ah, eccolo. Ah, cioè che appena io scendo, lui si butta di sotto. Allora, proviamo a lanciarci qualche magia. Ah, se io vado più a destra, lui cammina più a sinistra. Come è combinato? Ah, no, proprio è un pattern. Inutile. Eh sì, è finito. Vabbè, lasciamo stare. Aspettiamo che scende. E allora, quindi possiamo andare di qua oppure di là. E quindi ce ne andiamo di qua. Allora, salto numero 1. Vabbè, non dovrei crepare. Salto numero 2. Non dovrei crepare. Le ultime parole famose. Vabbè, ragazzi, questo video lo chiudo qua. Abbiamo visto l'inizio di questa zona. E ci vediamo nel prossimo. Solite catene, Pisa.